è un titolo che, come abbiamo visto poc'anzi, è proiettato verso i massimi, no? Ora, so poche cose di te. Tipo, se investi sui fondamentali, sulle analisi grafiche, sulle analisi tecniche, che vi ricordo, le usano i cuoquaraquà, cioè, analisi tecniche, signori, non ha mai funzionato e non funzionerà mai. E il bello è che ci sono in Italia anche degli enti che ti danno l'attestato di analista tecnico. Che poi magari, ecco, attenzione. Gli analisti, signori, non sono investitori. Cioè, il 90% delle persone che fanno analisi tecniche sono analisti. Dicono a te cosa dovresti fare seguendo le indicazioni contenute in alcuni libri da 1.000 pagine. Tutti voi potete essere analisti tecnici. Andate su Google, scrivete libri di analisi tecnica PDF, ve lo scaricate, non dovete neanche spendere dei soldi, no, non sto incoraggiando la pirateria, questo è quello che ho fatto io 15 anni fa quando non c'avevo un euro, ho scaricato dei libri gratuiti, c'erano, lo fa, erano in inglese però. Vi fate una lettura di analisi tecnica, però poi se chiedete a questi analisti tecnici, scusami Ciccio, ma quello che tu hai detto di fare a me, perché non lo fai con i tuoi soldi? Provate a fare un certo tipo di domande agli analisti tecnici, vedete che cosa vi rispondo. Chiaro? Quindi dicevo Antonio, io non so se tu vieni da una scuola di analisi fondamentale, una scuola di pensiero, quello che ti dico è: impara a gestire la forza. Pirelli adesso è un titolo forte. Venderlo per dei preconcetti, secondo me, sarebbe sbagliato. Al momento non vedo criticità né dal punto di vista grafico.